Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ristruttureremo un artificiale che mi ha dato un amico, in questo caso è il Molix Proteus 130. Non so se si legge bene. Molix Proteus 130. In pratica è un artificiale appunto di casa Molix, è un VTD. Top Water è un artificiale che rimane in questa posizione appena fuori, diciamo la testa rimane appena fuori dall'acqua, e quando noi andiamo a ritirarlo lui sbatte sull'acqua da una parte e dall'altra, come quasi quasi come un needle, anche se non c'entra niente. Va a creare degli schizzetti d'acqua, appunto, che attira l'attenzione del predatore. Noi oggi cosa facciamo? Lo ristrutturiamo tutto perché ha avuto svariati attacchi, come potete vedere, da parte di barracuda, serra, eccetera, eccetera. E lo ricondizioniamo in pratica, però lo facciamo testa rossa, perché la richiesta è stato, diciamo, la colorazione è stata testa rossa. A dopo. Allora, prima di tutto dobbiamo rimuovere gli occhietti da entrambe le parti. Ci aiutiamo con un taglierino. Uno. Uno, due. Da parte, perché questi li rincolleremo dopo, quasi alla fine del nostro processo, e andiamo a levigare la superficie affinché non diventi completamente ripulita. Quindi, utilizzando della carta abrasiva, o in questo caso io utilizzo delle comunissime spugnette abrasive, andiamo a levigare la superficie del nostro coppe. Una cosa importante, dobbiamo fare attenzione, non so se mette a fuoco, vediamo, alle branchie, a non modellare, diciamo, le branchie, perché hanno delle scanalature e dobbiamo fare attenzione a non rimodellarle mentre carteggiamo la superficie. Quindi, facendo attenzione, andando delicatamente, togliamo solo la vernice senza rimodellare l'artificiale, altrimenti perdiamo quell'effetto, diciamo, 3D, quell'effetto realistico che la Molix ha dato nel design di questo artificiale. Ci vuole un po' di pazienza, però se vogliamo avere un buon risultato occorre molta pazienza. Ok, appena arriviamo ad un risultato che ci soddisfa, quindi abbiamo rimosso il 95% della vernice,
passiamo innanzitutto a dare una carteggiatina con un panno abrasivo che li trovate in ferramenta tranquillamente. Questo non deformerà la forma dell'artificiale, potete passare questo pannetto abrasivo tranquillamente. È una grana molto molto sottile, ok. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo levigato bene bene, non ci sono. Dobbiamo fare attenzione che non ci siano gradini, in modo che la verniciatura possa avere un risultato ottimale. Quindi questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Prima di procedere però dobbiamo pulirlo per bene. Io personalmente utilizzo l'acetone spray, cioè un comunissimo acetone versato in una bottiglietta spray, lo spruzzo su un pannetto e lo pulisco per bene da eventuali, polvere, residui